Il regolamento di una questione di voto segue esattamente quelle che sono le due fasi del processo politico-democratico classico. La prima fase è quella delle elezioni, in cui i diversi partiti si sfidano nelle campagne elettorali per ottenere i voti dei cittadini, che determinano, il loro peso politico, quanti seggi avranno in Parlamento. Poi chi nell'ambito di questa prima fase delle elezioni ha ottenuto la maggioranza dei seggi formerà un governo, e qui parte la seconda fase, che quindi governerà in concreto il paese. Naturalmente se un solo partito riesce a ottenere da solo la maggioranza dei seggi, in questo caso, nel caso di una questione di voto che più o meno è sulla base della composizione del nostro Senato della Repubblica italiana, ottiene, se quel partito, scusatemi, ottiene la maggioranza assoluta da solo, quindi 50 più 1, 50% più 1 dei seggi, governerà da solo, altrimenti dovrà formare una coalizione con un altro partito, di modo che insieme questi due altri partiti facciano una coalizione. Storicamente nel nostro paese coalizioni monocolori, come si dice in gergo tecnico, cioè di un solo partito a governare, praticamente non ci sono state mai, sono quasi sempre stati dei governi di coalizione, quindi con più partiti che si sono messi insieme per ottenere una maggioranza. Attenzione però, ovviamente, come ottenete i seggi, e questa è tutta quanta l'oggetto della prima fase del gioco. La prima fase del gioco, di cui adesso noi vediamo i materiali e vedremo le regole, è la fase delle elezioni. Ok? Nelle elezioni voi vi sfidate regione per regione e chi ottiene la maggioranza in quella singola regione ottiene i seggi della regione. Poi vedremo dalla parte dell'analisi che nel nostro paese. Ovviamente questo è un sistema semplificato perché il nostro paese ha sì dei seggi, il Senato è su base regionale, ma questo è un sistema un pochino più mi ricorda quello dei grandi elettori americani che vanno a eleggere il presidente. Chi vince in uno stato si becca tutti quanti i grandi elettori repubblicani e democratici e quegli elettori, quei grandi elettori andranno a eleggere il presidente. Qui ovviamente il sistema è un attimino semplificato, però andiamo a vedere come funziona nell'ambito della partita, appunto in questa prima fase. La seconda fase sarà quella fase del governo. Allora abbiamo detto ci dobbiamo sfidare regione per regione. In ogni singola regione dà un certo numero di seggi, ovviamente sulla base della popolazione. È chiaro che la Val d'Aosta sarà la regione che dà il numero di seggi minore perché la popolazione è più piccola, la Lombardia è quella che invece dà il numero maggiore di seggi in Parlamento perché ha la popolazione maggiore. Nel nostro caso, allora, nel gioco la prima fase si comincia con le regioni meno popolose e si arriva mano a mano una per una, ok? Si fa questa operazione una per ogni regione fino alle più popolose. Mettiamo caso che in questo caso io stia risolvendo, sia arrivato al turno della Campania. Ok. All'inizio di tutta la prima fase, e aspettate che lo metto un pochino più giù, ecco qua. All'inizio di tutta la prima fase, ogni giocatore ha in mano un budget, un bilancio elettorale per il suo partito di 1 milione di euro, che è determinato un po' come nel Monopoli, no? Ok, da queste se semplicissimi dischetti, queste semplici pedine. Questi pedine hanno vari tagli o non si possono cambiare tra di loro, questa è una cosa interessante. E quindi hanno vari diversi valori. E ogni giocatore suddivide un po' il suo budget, se lo deve barcamenare regione per regione. Ok? Il budget può essere speso in tre modi. Uno è effettivamente l'investo per cosa? Per le tematiche, ok? Per ottenere regione per regione una maggioranza interna a questa singola tematica, tasse, sanità, lavoro, eccetera. Questa rappresenta la campagna elettorale della singola regione. Della singola regione. Benissimo. Il secondo modo con cui lo potete spendere, poi vedremo che cosa significa, è per il bonus.
ballottaggio. Quando una regione è in bilico tra due che hanno ottenuto la stessa identica maggioranza, si fa un ballottaggio, un po' come succede nelle elezioni dei sindaci. Nelle elezioni dei sindaci funziona esattamente in questa maniera qua. Quando due sono a pari merito o non hanno raggiunto una maggioranza schiacciante, c'è un secondo turno di votazione. Benissimo. Terzo modo è accantonare dei pezzi del proprio budget per ottenere dei bonus o intercettazioni da utilizzare durante la fase di governo, e questo poi lo vedremo dopo. Sono dei bonus che vi servir, potrebbero servire nella fase di governo. Naturalmente, se voi, qui già c'è una prima fase strategica, cosa faccio? Spendo tutto nelle elezioni, tutto i miei soldi perché voglio assolutamente vincere le elezioni. Ovviamente chi vince le elezioni, tutte quante le 20 le regioni che ottiene la maggioranza dei seggi durante le elezioni passerà al governo, quindi spingo disperatamente per restare al governo, oppure mi tengo qualcosina da parte. Vuoi vedere che invece non ce la faccio, divento opposizione, quindi mi tengo qualche soldino da parte, casomai non ci riuscissi a diventare governo, quindi in opposizione mi servono dei bonus intercettazioni. Cosa, li uso dei bonus intercettazioni per intercettare, diciamo, per creare problemi durante la fase del governo, durante la fase di approvazione dei decreti del governo. Intercettazione nel senso intercetto l'attività di governo, quindi la blocco. Questo poi sta a voi decidere. Allora, in questa fase, molto semplicemente, si comincia, abbiamo detto, dalla regione più bassa, la Val d'Aosta, fino ad arrivare alla Lombardia più bassa di seggi, da meno seggi. In questo caso noi stiamo risolvendo, siamo arrivati fino alla Campania, quindi abbastanza in avanti come numero di seggi. Allora, in ogni regione si tira un dado e chi ottiene il risultato più basso comincia per primo a fare cosa? A piazzare i propri segnalini, però attenzione, e li piazza qui, ovviamente, vedete? Quattro giocatori, rosso, giallo, blu e verde, e uno per ogni giocatore. Noi andiamo a piazzare il nostro budget di campagna elettorale, dicendo: ok, io mi concentro più sulla sanità, mi concentro pure più sulle infrastrutture, oppure più sulle tasse, eccetera. Benissimo. Però noi lo faremo, ok, coperti. Mettiamo caso, quindi già qui c'è un inizio di bluff. Mettiamo caso, ok, il dado ci dice che è il verde che è prima piazza. Il verde piazza un segnalino coperto, che gli altri quindi non sanno che cos'è, su pensioni. Poi toccherà al giallo, che ne piazzerà un altro su tasse. Vedete che ad ogni tematica corrisponde anche una certa importanza, quindi alcune tematiche sono più importanti di altre, perché questa è la percentuale di consenso che ci darà vincere quella tematica nell'ambito regionale. Poi tocca al rosso, che ne piazza uno su infrastrutture, il blu ne piazza uno su trasporti, eccetera, eccetera. Poi di nuovo tocca al verde, o si possono anche piazzare più token in una sola mano. Mettiamo che il verde dice: ok, io ne piazzo uno su sanità, uno su lavoro. Questo è tutta la fase. È il gioco di bluff, no? Che sono pezzi del vostro budget. Ricordate che dovete dividerlo per 20 regioni, eh? Quindi in questo caso sto facendo, questa è una regione abbastanza combattuta perché ovviamente è una delle più importanti. Il giallo ne mette un altro su pensioni, il rosso, ok, punto su sanità e tasse, alla fine fa un'ultima cosa. Questo continua finché tutti, e il blu decide: ok, io ne metto un altro su lavoro, per esempio, ok? Allora, in questo caso mettono, e poi a un certo punto si può cominciare a passare. Invece di mettere token, ne potete passare. In questo caso, a questo punto tocca il verde dice che passa. Ok, il giallo ne mette un altro su lavoro, per dire, perché vuole un po' contendere il lavoro. Il rosso passa, il blu decide che ne mette uno dei suoi su sanità. Il verde continua a passare, il giallo passa, il rosso passa, il blu passa. Quando tutti passano una singola regione, basta, quella regione, la campagna elettorale si svolta. E a questo punto si parte con le elezioni. Con le elezioni che cosa succede? Si girano i vari token. Ok, e quindi le carte vengono messe un pochino, no? Vengono messe un pochino sul tavolo, si vede un po' chi ha investito in cosa. Però attenzione, perché mica è finita qui, mica è finita qui.
Come sapete, un problema grosso delle elezioni è che tu non sai mai esattamente quanta gente va a votare, quindi non sai mai, e questa è una fase un pochino che scombina un po' i piani, la affluenza. Nel regolamento c'è una simpatica tabella, perché prima di andare a vedere chi ha vinto le singole tematiche, si tira un dado e quel dado ci dirà qual è stata l'affluenza in campagna, quanta gente è andata a votare in campagna, in questo caso molta, ok? 6, quindi questo è un caso in cui tutte le tematiche contano, ma mettiamo che fosse venuto fuori mettiamolo anche un 2, ok? In questo caso 6 è l'80% dell'affluenza, 2 è andato a votare il 60% degli elettori. Cosa significa? Che sono valide, questa tabella ci dice che è valida la sanità 20, il lavoro 15, la tematica delle pensioni 10. Vedete che non sono valide, per esempio tasse non vale nulla, non viene contata. E poi ci sono 3 tematiche da 5. Ma le tematiche da 5 sono 4. Come faccio? Continuo a tirare il dado 1, 2, 3, 4 e mano a mano le assegno. Allora, il 5, 6 si ritira, quindi in questo caso continuo a vedermi. Ok, 4. Scuola è valida, mi rimangono queste qua, vediamo un po'. 3. Perfetto. E me ne rimane un'ultima. Cioè, finché non faccio un 1, 2, perfetto. Infrastrutture non vale nulla. A questo punto andiamo a contare. Quali sono le tematiche valide? Beh, sanità è valida, quindi il rosso si becca il 20%. Il rosso ha il 20%, perché vedete 20.000, 5.000, 5.000 è quello che ha impostato di più su sanità, e quindi 20%. Poi lavoro 10.000, 1.000, 30.000 se lo prende il verde, quindi il verde prende il 15% dei voti. Pensioni 10.000, 5.000 se la prende il giallo. Crimine non c'è nessuno. Vedete, infrastrutture, questi 1.000 del rosso sono buttati. Trasporti è valida, e quindi il giallo si prende un 5%. Scuola non c'è nessuno. In questo caso che cosa abbiamo? Che il rosso si è preso il 20%, il verde si è preso il 15%, il giallo si è preso il 10%, il blu si è preso il 5%, quindi il rosso ottiene il 20%, quindi si prende la campagna, quindi 29 seggi della campagna sono seggi che vanno al rosso. Ecco qua, e il rosso avrà preso con 20.000 euro la campagna. Naturalmente ci possono essere dei casi particolari. Prima cosa particolare, cosa succede se mettiamo caso che il rosso non avesse investito nulla su sanità? Chi è che si prendeva la sanità tra blu e verde? Nessuno, sia blu che verde, quindi si dividevano la percentuale elettorale, quindi si prendevano ognuno un 10%. Cosa interessante, cosa succede se invece mettiamo caso che il giallo, eliminiamo così, avesse preso anche, mettiamo un gioco di questo tipo. Immaginate una situazione di questo tipo, ok? Adesso io ve la faccio vedere. Il rosso si è aggiudicato la tematica sanità, quindi 20%, ma il giallo si è aggiudicato anche pensioni, infrastrutture e crimine, e quindi un 20% anche lui. Il blu, trasporti 5%, lui è fuori. Allora c'è un ballottaggio. A questo punto c'è un altro bluff, perché c'è una fase di ballottaggio e durante la fase di ballottaggio i due giocatori rosso e verde mettono dal resto del loro budget, decidono se investire o meno degli altri soldi per un bonus ballottaggio alla cieca, quindi prendono due token e insomma se li mettono nelle mani e poi li fanno vedere. Chi ha speso 20.000 euro, se uno dei due ha speso 20.000 euro con il suo token, vince il ballottaggio automaticamente. Se nessuno dei due ha investito nulla o non ha investito abbastanza soldi per arrivare a 20.000 euro, quindi ha fatto solo spendere soldi all'avversario, oppure se tutti e due hanno investito 20.000 euro per il ballottaggio, tiro del dado, ok?
Quindi semplicemente a quel punto il ballottaggio viene deciso casualmente. Significa che voi dovete sempre tenere da parte, dovete decidere se una regione vale spenderci 20.000 euro per sperare di ottenere un ballottaggio in un bluff. Però attenzione, perché se voi spendete 20.000 euro e anche l'avversario spende pure lui 20.000 euro, si ritorna al tiro del dado, allora a quel punto tanto volevano spendere nulla. Quindi come vedete c'è un sistema di bluff. Alla fine di questa prima fase si sommano tutti quanti i token e si vede chi ha la maggioranza. Se un partito, lo ricordiamo, ha 155 seggi, ok, questi qua, questi punti qui, fa un governo monocolore e diventa lui governo. Se non ce la fa, chi ne ha ottenuti di più? Allora, se giochiamo in tre giocatori, chi ha ottenuto più seggi chiede ad un altro partito, al secondo partito, se vuole fare la coalizione con lui. Se il secondo partito la vuole fare, bene, si fa una coalizione. Se non la vuole fare, fa la coalizione con il terzo partito. Se siamo in quattro, ci sono già delle coalizioni prefissate, cioè che una variante, se uno lo vuole, per fare anche lì una trattativa tra i giocatori per fare la coalizione. Insomma, l'importante è che alla fine i partiti riescano a ottenere una maggioranza di 155 seggi. Chi ha i 155 seggi è il governo, chi è sotto i 155 è l'opposizione. Ma attenzione, il margine, la differenza, no, tra governo e opposizione determinerà quanti tentativi di intercettazione, adesso vedremo quanti, che cosa significa, l'opposizione avrà nella seconda fase. Naturalmente un governo che abbia una maggioranza più ampia sarà più forte, quindi l'opposizione avrà meno tentativi di intercettazione a propria disposizione, mentre invece se la maggioranza è più risicata, a questo punto l'opposizione sarà più forte, il governo sarà più in difficoltà e quindi l'opposizione avrà più possibilità, mediante tentativi di intercettazione, di bloccare i decreti del governo. E ovviamente bocciando decreti del governo potrebbe anche, se riesce a bocciarne abbastanza in un anno, riesce anche a farlo cadere e quindi a vincere la partita. Quindi come vedete questa prima fase, che può sembrare un po' macchinosa, però non è assolutamente inutile, è fondamentale perché vi fa capire che è dalle elezioni che un governo trae la propria forza e il margine della propria forza e le proprie prospettive. E adesso andiamo a vedere la seconda fase del gioco, la vita di governo vera e propria. Eccoci qui alla seconda parte di una questione di voto, dove abbiamo il tabellone che ci porta nell'attività di governo, attività parlamentare, nella vita parlamentare vera e propria. Come sempre, niente panico. La cosa interessante di questo tabellone è che un po' vi fa vedere i vari pezzi della vita di un paese democratico, di una legislatura, quindi di un tot di anni in cui c'è una certa maggioranza che esprime un certo governo. E allora vediamo che il tabellone è già diviso di per sé, proprio concettualmente, in due parti. Nella parte qui sotto noi abbiamo la parte che è relativa ai pezzi, i singoli pezzi del governo. Sapete che ogni governo è costituito da ministeri. Chi nella prima parte del gioco ha ottenuto i voti e quindi il consenso forma una maggioranza, o da solo se ci riesce, oppure in coalizione. E questa maggioranza dà la propria fiducia ad un governo. Il governo a sua volta è costituito da questi ministeri, cioè da dei ministri, cioè delle persone che si occupano nello specifico di una determinata tematica. Ci sarà un ministro della difesa, ci sarà un ministro del lavoro, ci sarà un ministro dell'istruzione, un ministro dell'interno, degli esteri, eccetera, eccetera, eccetera. Questi ministeri compongono, eccoli qua, sono i pezzi che compongono il governo. E questi ministeri poi dopo, però, ovviamente la loro vita è legata a determinati eventi, crisi, casi particolari, momenti specifici. E questa è l'area dell'evento che influirà sull'efficienza, diciamo, di questo governo, che può essere positiva, cioè del singolo ministero. Il singolo ministero può essere in zona positiva, quindi funzionare molto bene, o in zona negativa, avere un tot di problemi. Qui nel box ministeri vediamo, e questo poi lo vedremo subito, il bilancio dei singoli ministeri, cioè quanti soldi il governo del bilancio generale dello Stato assegna ai singoli ministeri. In gergo tecnico si chiamano capitoli di spesa, bla 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 bla. Scusate, questo è lo studente di legge che sta parlando.
Comunque, diciamo, questi sono i soldi che il governo dà al ministero per andare a compensare le inefficienze oppure valorizzare le efficienze di quelle. Di quel ministero, ma in generale sono i soldi che servono per l'istruzione, sono i soldi che servono per gli stipendi dei professori, la difesa, i soldi che servono per le spese militari, per dirvi. Quindi ovviamente sono il normale bilancio dei soldi a disposizione dei vari ministri per fare la loro attività di governo. Qui abbiamo un ultimo box qui sotto, un pochino si vede, sono i turni di gioco. La seconda fase si svolge, di una questione di voto, si svolge in 5 turni. Ognuno corrisponde ad un anno di vita del governo, perché una legislatura qui viene fatta durare 5 anni secchi. Ok, e vedete qui è tutto su base 5, perché da qui, da questa parte che è la composizione del governo, patapaf. Passiamo alla seconda parte, alla parte superiore del tabellone, che è quella effettiva dell'attività legislativa del governo, perché il governo per governare deve pur fare delle leggi, no? Ossia dei decreti legge. Ora ovviamente adesso non vi sto a dire la differenza tra disegno di legge e decreto legge, il fatto che anche i singoli parlamentari ovviamente possono fare dei disegni di legge, non solo il governo, vabbè, ovviamente il gioco giustamente anche semplifica e ci porta a parlare dei decreti legge, cioè sono quelle leggi particolari che il governo presenta con un decreto, soprattutto quando ci sono delle situazioni di urgenza, e che però per rimanere stabili sono leggi provvisorie nel nostro ordinamento di 60 giorni. Scaduti quei 60 giorni, teoricamente il decreto legge decade, si dice tecnicamente, e non ha più effetti. Studenti di giurisprudenza, all'ascolto, decadenza ex tunc, non ex nunc, cioè non è che decade dal momento in cui, dal 60° giorno, decade dal giorno 1, è come se non ci fosse mai stato. Vabbè, scusatemi, tutti gli effetti pregressi, tutti i ricordi di giurisprudenza. Vabbè, lasciamo perdere, però, per diventare invece una legge definitiva, il decreto deve essere convertito, cioè deve essere confermato da cosa? Da questo robo qua, che si chiama Parlamento. Dal Parlamento, benissimo, e quindi il decreto legge deve essere sottoposto all'esame del Parlamento, che lo deve convertire, quindi confermare, ma nella conversione lo può anche modificare, può anche dire, beh, il decreto spendeva 100 per ottenere questo effetto, secondo noi deve spendere 120 per ottenere questo effetto, per fare quest'altra cosa più quest'altra cosa, per dirvi. Questa è la cosa classica che succede nel Parlamento. Benissimo. E quindi deve essere convertito. Una volta che il decreto è stato convertito, quindi la maggioranza ha fatto approvare un disegno di legge di conversione del decreto legge e quindi l'ha fatto passare, ha fatto diventare una legge vera e propria, viene pubblicato nella Gazzetta, che è rappresentata da quest'area. Questi sono i decreti. Ora, in termini di gioco, tutta questa roba cosa significa? Significa che il governo, in tutto questo, questo è lo stato, diciamo, generale di efficienza della vita dei ministeri, negativo o positivo che sia. Qui ci sono degli eventi che sono simboleggiati da questi, che sono determinati, scusatemi, da questi mazzi di carte, poi adesso lo vedremo, che sposteranno queste, che sono come dei cursori. In questo caso, per esempio, per farvi capire, gli esteri hanno un positivo di più 2 e l'interno un negativo di meno 1, per dirvi, che sono determinati dalle carte evento che si vanno a susseguire. Ovviamente le carte evento che sono assegnate alla maggioranza miglioreranno l'efficienza, la vita di un ministero, quello assegnato all'opposizione tenderanno a diminuirlo, perché ovviamente cercherà di sfruttare le crisi che ci saranno per mettere in difficoltà il governo. Questo è il normale gioco democratico. Qui ci sono i box del bilancio che il governo assegna ai vari ministeri, adesso vedremo come. Qui invece l'agenda di governo, quindi i decreti, vedete questi tassellini, ogni tassellino corrisponde ad un decreto che a sua volta corrisponde ad un ministero, che il programma del governo che si suddivide all'inizio nei 5 anni e dice ok, quest'anno faremo un decreto esteri, un decreto sicurezza, un decreto scuola, un decreto lavoro, l'anno prossimo faremo un decreto sullo sviluppo economico, un decreto cultura, un decreto salute, un decreto giustizia e così via, e li pianifica
E qui ci sono i decreti che invece sono approvati mediante questa procedura, che poi vedremo qualche entrano in gioco le intercettazioni. Intercettazioni qua va considerato come, non è intercettazione in ambito giudiziario, intercettazione è nell'ambito della, magari, l'opposizione che sfrutta una contraddizione interna alla coalizione di governo, oppure che cerca di far passare un proprio emendamento, cerca di fare andare sotto, tecnicamente, altro termine, il governo va sotto un emendamento, nel senso che un emendamento viene approvato, un emendamento, un pezzo di un decreto su cui il governo aveva dato parere contrario, quindi su quel pezzo va addirittura in minoranza. Non è che il governo cade se va sotto un pezzo di un decreto, però significa che ci sono dei problemi nella maggioranza. Allora, qual è lo scopo di tutta questa roba? I ministeri hanno la loro efficienza e gli eventi la vanno a modificare. Dall'efficienza o meno del ministero dipende quanto sarà facile convertire o meno facile convertire un decreto in programma che andrà qui. Se il governo nel gioco non riesce, perché gli vengono bocciati 3 decreti su 4 all'interno di un singolo anno, non 3 decreti in assoluto, ma 3 su 4 all'interno di un singolo anno, il governo cade, l'opposizione ha vinto, ha fatto cadere il governo. Il governo. Qui in questo caso il decreto che non viene approvato è come se fosse un misto, come se fosse ritirato, ok? Il governo vede che non ha la maggioranza su un certo decreto, di un certo argomento, no, non ce la facciamo, allora lo ritiriamo, quel governo facciamo decadere, basta, non lo convertiamo. Chiaramente se 3 su 4 nell'ambito di un anno vanno giù, il governo non riesce a farli passare, significa che non ha più la maggioranza in Parlamento e quindi si deve dimettere. Crisi di governo, nuovo governo, magari con l'opposizione che diventa maggioranza a sua volta. Vabbè, questo è un po' il gioco della politica. Ovviamente il governo che deve fare? Deve riuscire ad arrivare alla fine vivo e riuscire a passare questi benedetti 5 anni. Ora andiamo a vedere più nello specifico, questo è un po' l'andamento generale del gioco, andiamo a vedere un pochino più nello specifico quelle che sono le singole fasi del turno, che fra l'altro ve le ritrovate in questa comoda tabellina qui. L'interfaccia del gioco, come vedete, è molto chiara e molto intuitiva. Ora andiamo a vedere un po' com'è la fase, diciamo lo svolgimento di un turno di una questione di voto. Ok, cominciamo a vedere un po' come parte un classico turno di gioco a una questione di voto. Nel primissimo turno di gioco, quindi subito dopo le elezioni, subito dopo che abbiamo determinato chi ha la maggioranza, quindi chi fa il governo, chi invece è l'opposizione, quindi chi controlla l'opposizione, abbiamo una primissima fase extra, chiamiamola fase 0, che è quella di impostazione della legislatura. Il gioco la chiama la fase dell'agenda di governo. In questa primissima fase, che cosa succede? Prendiamo i due mazzi evento, ok, che come vedete sono divisi in eventi positivi che migliorano quindi, in questo caso per esempio più 2, giocando questa carta il Ministero dei Beni e Attività Culturali, siccome sono stati stanziati i fondi aggiuntivi per gli stadi di calcio, va sul più 2 in quanto ad efficienza, oppure, e questi li controlla ovviamente la maggioranza, oppure il giocatore o i giocatori della maggioranza, oppure questi qua che sono quelli dell'opposizione. Un aumento dell'IRPEF determina un meno 1 nell'efficienza, nella popolarità, questo un po' li unisce il gioco, del Ministero dell'Economia. E sono guai, e quindi l'economia va sotto di 1. Ovviamente il governo cerca di migliorare l'efficienza del Ministero e la posizione di ridurre. All'inizio cosa si fa? I due giocatori si mescolano le loro carte, questo rumore che sentite sono le carte che vengono mescolate, cliccate, cliccate, o 40 carte per mazzo, ok? Si tirano via le prime 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, senza neanche vedere dove vengono mescolate, quindi io, governo, in questo caso questo è il mazzo positivo, non lo so cosa c'è in queste tolte, in queste che rimangono, queste tolte vengono eliminate, così niente card counting, la politica è sempre qualcosina di imprevedibile. Stessa cosa la fa l'opposizione, mescola, questi sono gli eventi, le cose strane che possono succedere.
Nella vita 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carte senza che neanche l'opposizione le guarda. Via, queste sono fuori dal gioco. Avete 30 carte. Fine. Oh. Queste sono le carte evento. E a questo punto il giocatore o i giocatori di maggioranza opposizione si vanno a vedere come stanno messi i loro ministeri. Chi è un ministero che c'ha, che può essere coperto di più, che ha meno crisi in arrivo, chi è che ce l'ha di meno? Benissimo. Sulla base di questo, il giocatore della maggioranza, che ovviamente sa le sue carte, ma non sa quelle dell'opposizione, che potrebbero nullificare tutto quanto, oppure agire su altri ministeri, decide qual è il suo bilancio. All'inizio, fase 0, primo anno, primissimo turno, abbiamo appena ottenuto la maggioranza, abbiamo 30 monete, 30 miliardi, manco pochi, una bella manovrona, 30 miliardi, da suddividere nei vari, con le monete, nei vari ministeri. Nei turni successivi la quantità sarà determinata, no, non ci avremo più 30 miliardi così a buffo, sarà determinata dall'efficienza dei ministeri, quindi i ministeri in positivo ci daranno soldi, i ministeri in negativo ce li toglieranno, ed è, fra l'altro, è bene non averne in negativo, perché questo aiuta molto l'opposizione. Comunque, dicevamo, nella primissima fase il governo alloca, ok, i soldi sulla, nei ministeri, mettiamo che, adesso io lo sto facendo un po' a caso perché neanche ho visto le carte, ho il ban giusto per farvelo vedere, ok. Però ovviamente qui già c'è un aspetto di strategia, cosa fate? Quali ministeri andrete a coprire di più per il primo anno perché sapete che sono messi male? Va a sapere, e sulla base di quello l'opposizione potrebbe cominciare a leggervi perché sta, per esempio, coprendo così tanto, vi faccio vedere un attimino, perché sta coprendo così tanto gli esteri? Cos'è? Negli esteri ha visto che ha poche case, carte positive? E magari io ho più carte negative, quindi picchio più sugli esteri. Qui sta la strategia del gioco. Ogni moneta corrisponde a 30. Ci sono un pochino più di monete di 30. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qui ne ho messi 22, 23, 24, 25. C'è ancora 5 da mettere. 1, 2, 3, 4. Ecco qua. Dovremmo essere con 30. Spero che non ho fatto male i calcoli. Comunque, diciamo, queste sono 30. Sono 30 monete. Vai, 30 miliardi. Questo è il bilancio. Questa è la copertura per i vari ministeri. Alcuni ministeri sono più coperti, altri un po' meno. Bene. Allora, a questo punto, questa è la prima fase. E diciamo la prima fase dell'agenda di governo. La seconda è l'agenda di governo vera e propria. Cioè, io devo prendere qui queste belle tessere dei decreti e decidere quali decreti, cioè l'ordine dei decreti. Quest'ordine non si può cambiare, quindi fate attenzione. Decido che, per esempio, il primo anno farò un decreto salute, un decreto agricoltura, un decreto infrastrutture, il secondo anno. Questi io li sto prendendo veramente molto a caso, ragazzi, questa volta, ragazzi, questa volta veramente non sto facendo strategia, perché lo sto facendo proprio in diretta. Quindi io spero, come sempre, di non fare errori nel parlare del regolamento in diretta, come al mio solito. Si sto prendendo un po' di tempo, perché questa è un attimino una fase, un attimino, secondo, lunga, ma neanche più di tanto. Questi sono i vari decreti che nel corso degli anni il governo ha deciso di approvare. Ognuno corrisponde ad un ministero. Ovviamente, qui adesso io l'ho fatto a caso, molto così, all'inzecca, voi ovviamente fate la strategia, cioè sulla base delle vostre carte evento. Buona parte del gioco è questo, come gestirsi. Comunque, questa è la fase della impostazione dell'agenda di governo. Quindi il governo ha impostato quella che è la sua agenda, sia bilancio del primo anno che quali decreti vorrà approvare nel corso degli anni. All'interno dell'anno l'ordine mobile, non è che dovete fare prima nel quinto anno, prima decreto interno, poi l'ambiente, poi i beni culturali, poi un'altra volta l'ambiente. Questo poi vedete voi sulla base di come sta messo il ministero in questo momento. Benissimo, questa è la primissima fase. Bene, la fase 0.
Ok, cominciamo. Fase 1, manovra di governo. Sulla base delle carte abbiamo messo questo qua e abbiamo piazzato i nostri decreti. Per il primo anno questa è la fase 0, la fase 1, diciamo, noi mettiamo i soldi del bilancio. Fase 2, vita di governo. Sti simpatici decreti li dobbiamo approvare. E quindi che cosa facciamo? Diciamo, bene, primo anno, primo round del primo anno. Il governo decide, allora scusatemi, no, sto sbagliato, fase 2 vita di governo, via, il primo pezzo della vita di governo che il governo e l'opposizione giocano un evento, allora è alternato nell'ambito dei 5 anni, nei mesi dispari, cominciando da gennaio, il governo gioca una carta evento, nei mesi pari la gioca l'opposizione, quindi c'è un più uno, c'è un più o un meno. Mettiamo caso che, diciamo un po', vediamo, fatemi vedere un secondo, io voglio coprirlo in maniera particolare, anche sulla base di qui, cioè tutto questo me lo sono scelto sulla base delle carte ovviamente, e vediamo un po', ecco qua, sì. Allora, evento del governo, agricoltura, riforma legge, allevamento dei bovini. L'allevamento dei bovini mi dà un più 2, quindi il ministero dell'agricoltura, ta-ta, sta un pochino meglio. Ok? Sta messo meglio, primo evento. Bene, questo è stato il governo. A questo punto, il governo decide un decreto da convertire. E ovviamente lo fa ancora. Agricoltura, tacere, agricoltura. Decreto legge sull'agricoltura. E a questo punto parte la fase di conversione del decreto. Allora, la fase di conversione del decreto si basa su queste che sono appunto le carte del decreto. Queste carte, come vedete, sono tutte uguali, tutte vuote, tranne una. Piccola cosa, il gioco dice segnate una carta con una matita, quella carta rimarrà, ok, la carta buona, la carta quella, la carta obiettivo all'interno del decreto, delle carte decreto, delle 5 carte decreto, ce ne sono per colore di giocatore, quindi se c'è un monocolore, in questo caso mettiamo che sia il giallo ad aver avuto la maggioranza, si usano solo le carte gialle, se fosse una coalizione giallo e rosso, per dirvi, si utilizzerebbero 3 carte gialle e 2 carte rosse, però l'importante è che nell'ambito di queste 5 carte solo una sia segnata. Ora, siccome io sono io, non mi piace segnare le carte, quindi le ho messe in una simpatica bustina e ci ho messo un appiccichino di quelli che si attaccano e si staccano per segnare. Comunque, una di queste 5 carte in una maniera o nell'altra deve essere segnata. Poi, il governo cosa fa? Il governo mette queste 5 carte coperte qui, ok? E lo sceglie lui. E dice lui quale carta è quella segnata. Attenzione! Che cosa succede in questo caso? Adesso ci focalizziamo un po' sulla fase. Eccoci qua. Faccio un bello zoom sulla fase, perché questo è il problema. Il decreto deve passare. Una di queste 5 carte c'ha il segno. Se l'opposizione riesce a intercettare quella carta che è il segno, il decreto rischia di non essere convertito. Se l'opposizione riesce a bloccare 3 decreti su 4 nell'interno di un singolo anno di governo, il governo cade e l'opposizione ha vinto. L'opposizione ha un tot di tentativi di intercettazione, cioè di poter dire adesso mi fai vedere quella carta e vediamo com'è, sulla base ovviamente dei suoi risultati elettorali. L'opposizione ha ottenuto dei buoni risultati elettorali, maggiore è il numero delle intercettazioni. Sto cercando la tabellina, c'è una simpatica tabellina, ecco qua,
ed è sulla base della differenza di seggi. Mettiamo nel caso, eccola qua, mettiamo nel caso in cui la differenza di seggi sia in questa fascia tra la maggioranza e l'opposizione, 37 e 50 seggi, mettiamo qui, ci sia uno scarto di una trentina di seggi, quindi l'opposizione ha due tentativi di intercettazione. Allora, che cosa si fa? In più l'opposizione può anche essersi, vi ricordate, essersi messa da parte un po' di soldini dalle elezioni e avere questi che sono dei tentativi bonus che può utilizzare, dei tentativi di intercettazione. Diciamo, per ogni decreto, mettiamo caso che abbiamo detto ci sia uno scarto dei 30 voti, quindi l'opposizione ha due tentativi di intercettazione. Bene, si comincia con queste belle 5 carte e il governo dice: ok, cominciamo da questa. Opposizione, cosa fai? Vuoi passare, quindi non tenti una delle tue due intercettazioni, oppure tenti l'intercettazione? L'opposizione in questo caso dice: no, passa, va bene, ok. E in questo caso vedete che la carta è vuota, ok? Eccolo qua. Nell'ambito di una carta vuota, se la carta è vuota e l'opposizione ha passato, si passa alla carta successiva. Se l'opposizione, attenzione, però ovviamente se passa sulla carta che invece era segnata, c'è poco da fare, non ci sono più tentativi, ma comunque sì, l'opposizione ha passato. Perfetto. Poi, seconda carta, ricordatevi l'opposizione ha due tentativi. Il governo dice: bene, adesso il governo non l'ha messa a caso, è un altro bluff. Cioè, il governo potrebbe metterla qui subito oppure laggiù, cioè, attenzione. Il governo dice: bene, seconda carta, cosa fai, opposizione? Provi a intercettarla o no? L'opposizione dice: beh no, questa prova a intercettarla, secondo me è lì sotto il segno. Va bene. Il governo gira e dice: ah, è vuota. Bene, se l'opposizione intercetta una carta vuota, si continua. Se l'opposizione ha ancora dei tentativi di intercettazione, non c'è tentativi bonus. Se avanti però l'opposizione si è bruciata un tentativo di intercettazione, perché secondo me ha provato il tranello parlamentare, ma il governo è riuscito a reggere. Terza carta, e il governo dice: cara opposizione, terza carta, tu cosa fai? Provi ad intercettarmela oppure la lasci passare? L'opposizione: sai che c'è, stavolta secondo me è lì. Il governo agire, ta-da, è la carta segnata. Ok, il decreto è in pericolo. Il decreto rischia, c'è stato un tranello parlamentare, il governo è andato sotto, ci può essere un problema. Allora, sulla base dello stato, e tiriamo giù per farlo vedere, in questo caso del ministero, in questo caso l'agricoltura è +2, ricordiamoci che è +2, si tirerà un dado e sulla base dello stato del ministero ci potranno essere dei problemi. È chiaro che se il ministero è in positivo, ok, se il ministero è in stato positivo, ok, allora da 1 a 3 su di un dado da 6, vediamo se mi ricordo bene, mi pare proprio di sì. Ok, allora se il segnalino ministero in posizione neutra, eccolo qua infatti, allora se il segnalino del ministero è in posizione positiva come nel caso dell'agricoltura, tirando il dado il decreto viene bocciato solo facendo 1 o 2. Se in posizione neutra, ecco infatti mi ricordavo, se in posizione neutra 1, 2 o 3, il decreto viene bocciato. Se in posizione negativa 1, 2, 3, 4, quindi anche un 4 basta. Vediamo un po' cosa succede qua a questo bel decreto. Vabbè, si fa 6, il decreto è passato. Agricoltura 1, 2 soltanto passava. Se fosse uscito fuori un 3, il decreto, siccome l'agricoltura è in stato positivo, quindi ecco perché conviene fare cose con ministeri quando ci potete, ma poi non può anche esserci, dovete approvare un decreto e state messi male su di un ministero, però dice in questo caso, siccome era positivo, anche con un 3 comunque passava. Certo, se fosse venuto un 2, anche se era positivo,
il decreto veniva bocciato. Mettiamo caso, ricordiamolo, torniamo a come ci ha fatto il dato, è venuto fuori un bel 6, il decreto è passato, allora noi prendiamo il decreto agricoltura, che era un decreto sulla sicurezza alimentare, e lo piazziamo qua. È il primo decreto dell'anno, evviva, che è passato, e quindi il governo l'ha fatto passare. Casomai fosse stato bocciato, ci si metteva sopra questo un segnalino che non ce l'ha fatta. 3 decreti su 4 bocciati, il governo è completamente out. A questo punto, ok, a questo punto si va avanti, si resetta finché non vengono approvati i quattro decreti, vengono presentati, infatti, questo gioco per 4 volte con i 4 decreti, e a quel punto si passa all'anno successivo. Nel passaggio dell'anno successivo c'è la fase di bilancio, perché quando abbiamo finito di approvare decreti eccetera eccetera, mettiamo caso che siamo andati avanti, abbiamo approvato decreti a tutto spiano e abbiamo detto questo della sicurezza alimentare è passato, ma mettiamo caso che il decreto salute, decreto riforma della sanità, invece non sia passato, quindi non ce l'abbia fatto il governo, mentre invece economia sulla tassazione e infrastrutture su edilizie libere sia passato, ok, in questo caso il governo è salvo, comunque il primo anno l'ha passato, benissimo. Sì, sono stati un po' di eventi che mi hanno messo magari una situazione in questo senso qui. Ok, una situazione sui ministeri, adesso andiamo a vedere i ministeri, perché questa è la parte che importa per il bilancio, perché dopo che noi abbiamo approvato tutti quei decreti lì, finisce l'anno e come sempre a fine d'anno si deve fare una cosa che si chiama legge di bilancio, quindi il bilancio dello Stato. Come si fa alla fine di ogni anno, alla fine di ogni turno? Quindi si vedono come sono messi i bilanci di fine anno, mettiamo caso un gioco di questo tipo. Io adesso vi sto spostando come se fossero passati, no? 12 cose, poi i decreti non è che ci si approvano 12 decreti ogni anno, ovviamente se ne approvano 4, quindi ovviamente sono distribuiti nel corso dell'anno. Io adesso vi sto condensando un turno, mettiamo che alla fine di un anno ci sia una situazione 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, diciamo che uno non ha avuto le cose, ecco, mettiamoci così. Perfetto, questa è un po' la situazione alla fine dell'anno. Si vedono gli status dei ministeri, si vedono i fondi allocati e in caso se coprono eventuali status negativi, se quindi il bilancio viene riportato qua sul singolo ministero, il bilancio va a coprire, in questo caso all'interno c'è una spesa di uno, ce ne aveva uno, lo spende, va qua, se non ce la fa con i soldi suoi interni lo deve prendere, spostamento di un capitolo di bilancio, lo deve prendere dal capitolo di bilancio di un altro ministero, poi questo andate a vedere, insomma alla fine si vedono un po' quella che è la situazione generale dei ministeri. Attenzione, se riuscite a tappare tutti i buchi, bene, evviva, siete a posto, ma se uno, attenzione, se un ministero vi rimane, non avete soldi per coprire i deficit, e questo succederà soprattutto negli ultimi anni, beh ragazzi, a quel punto l'opposizione vi vedrà un po' traballanti e avrà un tentativo di intercettazione bonus in più per ogni anno, quindi ovviamente avrà vita più facile. Poi si ripristina tutto, il reset, e si passa all'anno successivo sulla base della performance dei vari ministeri, chi è in attivo, chi è in passivo, si avranno tot soldi da assegnare negli anni successivi, e vedrete che i soldi negli anni successivi saranno drammaticamente meno, ovviamente. Quindi attenzione, perché ovviamente i bilanci degli anni successivi saranno più poveri, i nostri ministeri mano a mano il governo sarà sempre meno coperto. Andare avanti per i primi 1-2 anni è abbastanza facile, ma già dal terzo anno vedete che non è facile riuscire ad approvare i decreti, perché vi ricordo che se il vostro ministero di riferimento di quel decreto è in negativo, l'opposizione avrà vita più facile se riesce a intercettare la carta, perché
gli basterà da 1 a 4 per bocciarvi il decreto. Se ve ne boccia 3 su 4, ha vinto l'opposizione. Il governo cade e ciao. Quindi attenzione anche a tutto il gioco tra le carte vento, il bilancio, i decreti, quindi qua è un po' tutto quanto il gioco. Questo è una questione di voto. Il governo deve durare per 5 anni e se il governo riesce a fare tutto questo gioco per 5 anni, ha vinto la maggioranza. Chi è la maggioranza? Se l'opposizione riesce a farlo cascare prima, invece ha vinto l'opposizione. Poi ci sono alcune varianti nel gioco che sono contenute in questo foglietto, altre le trovate anche sulla pagina di Tambù del gioco. C'è un gioco campagna che sono tre legislature, più lungo ma interessante, un altro che è accoppiamento delle regioni che è un pochino semplifica la fase delle elezioni e poi un'altra campagna programmatica nazionale che anche lì modifica un po' gli aspetti globali. Poi questo lo andate a vedere, sono delle varianti. Però diciamo il gioco base è questo qua, il gioco di una questione di voto e adesso andiamo a vedere un pochino nelle conclusioni cosa penso di tutto questo gioco qui.